Ciao Andrea, oggi per le dritte di Ukulele Coach vedremo come utilizzare al meglio i corsi gratuiti e i tutorial che trovate su questo canale. Ci sono corsi di vari livelli ed esigenze, di durate anche differenti, e tra l'altro anche video, diciamo, dove si vanno a vedere delle cose pratiche, quindi non delle lezioni, ma delle cose pratiche, e poi anche tante canzoni. Vi descriverò in breve ogni corso e vi farò vedere come trovarlo, quindi andiamo subito al mio computer. Allora, vediamo innanzitutto come trovare il mio canale. Ovviamente si va su YouTube e sull'home page di YouTube basterà scrivere Andrea Colombari e magari per sicurezza aggiungiamo anche ukulele. E andate sul mio e qui troverete subito il mio canale, quindi qua il mio bel faccione, ci cliccate su e siete sulla home page, diciamo sulla mia home page. Andate su playlist, qua troverete delle playlist dedicate e alcune di queste playlist sono i corsi veri e propri. E qua ora vi illustro brevemente ogni corso. Quindi partendo dal corso Ukulele per principianti, che è questo, quindi quello con cui molti di voi hanno conosciuto questo canale, basterà andare su Visualizza Playlist completa e qua vi troverete le 12 lezioni e anche la descrizione della playlist e del corso in questo caso. Qua vi troverete proprio le 12 lezioni, quindi qua. Per i principianti ovviamente come accordare lo strumento, come tenere lo strumento, i primi accordi, lo strumming e il primo brano e poi da lì brani diciamo per tutto il resto del corso. Qua si impara la scala di Do e poi qua si farà la prima melodia e poi qua diciamo la dodicesima lezione. Ma comunque adesso tornando nelle playlist, qua troviamo i tutorial delle canzoni, quindi Ukulele tutorial canzoni. Anche qui si va su Visualizza playlist completa e troverete tutti i titoli delle canzoni, almeno come tutorial singoli che ho fatto sul canale. Quindi qua avete anche una bella scelta di 40 video, 40 canzoni, quindi tra cui scegliere. Ce ne sono di vario tipo, anche natalizie, ce ne sono anche tre natalizie. Qui per esempio vi faccio vedere anche come scaricare i PDF gratuiti che ci sono a disposizione sia nei corsi che nei tutorial delle canzoni. Qui per esempio cliccate sul video che volete imparare, qui ovviamente prima c'è la pubblicità. Diciamo andate sotto, andando sotto al video, qua troverete scritto, qua diciamo è la descrizione, qui troverete mostra altro. Quindi vi si aprirà sotto tutta la descrizione del video dove metto anche la timeline di dove andare a trovare i vari punti del video che vi interessano, ma anche dove andare a scaricare. Qui per esempio scarica qui il PDF gratuito con testo accordi. Ed ecco che compare. Qui trovate, appunto, è messo in Drive, quindi scaricabile tranquillamente o stampabile anche addirittura, quindi qua trovate il testo accordi della canzone in maniera minimalista, quel che serve, diciamo, e il resto è spiegato nel video. Comunque, abbiamo visto tutorial canzoni, qua vabbè ci sono delle cover che ho fatto, ne trovate anche in altre playlist. Qui per esempio c'è Ukulele Solo, che questa serie è quella almeno maggiormente legata al mio libro Ukulele Solo, appunto. Che è questo? I brani portanti questa copertina provengono dal libro. Quindi qua trovate l'esecuzione dei brani del libro e poi alla fine, dopo l'esecuzione, un mini tutorial di ogni brano. Eccetto alcuni tipo questo che ho fatto in collaborazione con Rex. Questa è gratuita, questa la stampate gratuitamente. Faccio l'esempio. Qui trovate quindi il video e sotto anche qui trovate diciamo le cose da scaricare, o nel caso avessi detto di non so il link di qualche libro video
da vedere, ok, anche qui trovate tutto il resto, trovate anche il mio sito tra l'altro. Quindi torniamo sulle varie playlist. Andando avanti, quindi fate queste. Qua abbiamo pillole di ukulele, anche qui. Diciamo, questa è una serie di video veramente pratici, utili a molte cose. Diciamo, cose molto pratiche per quanto riguarda l'ukulele. Quindi qua come cantare e suonare contemporaneamente, per esempio, il levare, stoppare le corde, mano sinistra e dolori, come risolverli per quanto possibile, insomma, per quel che mi compete. Warm-ups, quindi esercizi quotidiani, il chucking e varie cose, le pause, il maledetto mi, quindi quell'accordo che a molti risulta difficile, da lì si vede come superare certi scogli. Qua ad esempio un video dove cambiare le corde, diciamo video che negli anni ho fatto di varia tipologia. Qui per esempio abbiamo come leggere una tablatura, forse uno dei miei video meno visti, ma a mio avviso uno dei più utili. Forse perché non ho messo una gran copertina che attrae, ma qua vi spiego proprio filo per segno tutto ciò che serve sapere per leggere una tablatura, anche simboli a volte complicati che non sempre si trovano realmente. In realtà vi bastano i primi 2 minuti del video per capire già molte cose. Comunque, torniamo. Qui troviamo il corso base, 12 lezioni. Quindi questo è un corso strumentale che va fatto dopo questo dei principianti, diciamo, si passerebbe a questo. Però questo, diciamo, è specifico proprio per lo strumentale, chiamano quella strumentale. Qui, nelle 12 lezioni, anche qua, ad ogni video si impara qualcosa di nuovo, qualche accordo nuovo, una scala o qualche tecnica. In ogni video troverete brani nuovi, tecniche nuove da imparare. Quindi qua è tutto strumentale, in questo caso solo nei primi due ci sono i PDF da scaricare, perché gli altri, diciamo, tutto il resto compaiono le scritte delle note che andrete a suonare sullo schermo, quindi le trovate già sullo schermo. In questo caso questo è stato fatto apposta per chi vuol fare strumentale anche non sapendo leggere la musica, anche se poi vi introdurrò comunque a come leggere la musica o le tablature con altri video. Quindi comunque qua potete imparare i vari accordi, le varie tecniche delle canzoni e poi suonarle. Quindi imparerete sia la parte d'accompagnamento e poi imparerete separatamente anche la melodia di ognuno di questi brani. E alla fine del video troverete il mio accompagnamento sul quale poter suonare quella melodia. Quindi il corso base è tutto strumentale. Poi qua troviamo Ukulele Training del sabato. È stata una delle prime serie che ho fatto, dove, diciamo, in questo caso vedrete l'inquadratura solo delle mie mani e dello strumento, e pochi minuti per 12 sabati consecutivi ho fatto vedere un po' di tecniche e anche un po' di esercizi da fare per migliorare appunto il proprio modo di suonare. Poi andando avanti qua, per magari molti non sapevano che c'era, c'è un piccolo corso di teoria musicale. Questo, ne vado abbastanza fiero di questo corso perché, diciamo, ho cercato di sintetizzare in 5 lezioni tutto quel che vale la pena di sapere riguardo la teoria musicale, del come leggere uno spartito. Quindi, diciamo, già in questo caso, già le prime 3 lezioni basterebbero per capire un sacco di cose, diciamo, per almeno imparare come comportarsi quando troviamo davanti uno spartito, e di solito, magari per chi non è pratico, non ci capisce niente di come decifrare quelle note. E diciamo, qua nelle prime almeno 3 lezioni già spiego quello, quindi può essere una bella base. Poi qua, andando avanti, qua troviamo Ukulele per chi canta. Quindi questo è incentrato proprio sulle canzoni, o meglio, nei primi 5 video do proprio dei consigli su come cantare e suonare contemporaneamente, ma anche come arrangiare i brani, appunto per ukulele e voce soli. Poi
Dopodiché metto anche varie cose utili per chi canta, appunto, e anche un po' di canzoni, quindi poi ci allego i vari consigli pratici e le canzoni, che sono le stesse canzoni comunque che trovate nel tutorial canzoni. Poi comunque andando avanti, c'è questa serie che sono gli unici video in inglese che ho fatto, diciamo era un po' una mia soddisfazione che mi sono voluto togliere. Ho fatto questi 5 video in inglese, 5 video che però li trovate uguali anche qua in italiano. Il titolo è Ukulele, suoniamo assieme. Troveremo quindi gli accordi per l'accompagnamento del brano, la tablatura e partitura musicale per la melodia, quindi di qua diciamo c'è tutto, è strumentale anche questo e alla fine di ogni video troverete il mio accompagnamento sul quale poter suonare la melodia. Il contrario di melodia è se lo tenga, battutona. Comunque andiamo avanti con le playlist. Qui abbiamo invece giri armonici. Giri armonici diciamo è molto utile per imparare quasi tutti i principali accordi, veramente qua ne imparate tanti, anche a volte alcuni che vengono poco usati. Comunque diciamo sono tutti gli accordi maggiori, minori e di settima. Quindi qua ci saranno i 12 giri armonici, appunto, che veramente a volte bastano anche i primi 5 o 6 che già imparate un sacco d'accordi, ma soprattutto sotto ad ogni video. Qui diciamo, oltre che imparare gli accordi, trovate anche vi do un po' qualche nozione di teoria musicale, ma al di là di quello, trovate già sotto il primo video qua dove scaricare, come qua come vedete, il PDF gratuito con i 12 giri armonici, e qui trovate un tabellario, diciamo, di due pagine dove trovate proprio i simboli, quindi gli accordi maggiori, minori e di settima, quindi gli accordi con i quali ci fate veramente la maggior parte delle canzoni. Quindi poi andando avanti, tornando alle altre playlist, qua troviamo Ukulele corso intermedio, anche qui 12 lezioni e di qua diciamo questo è uno dei miei corsi dei quali vado più orgoglioso. Non è tra quelli più seguiti perché diciamo qua è intermedio, quindi qua si alza il livello di difficoltà, anche qua tutto strumentale. Quindi comunque visualizzando la playlist completa delle 12 lezioni, qua ci sono i PDF in ogni lezione. I vari accompagnamenti, assoli che cominciano a essere abbastanza difficili, ci sono le triadi, il primo esercizio non sciogli dita, diciamo che si basa su due scale fondamentalmente. Ma questo ha di bello che è un vero e proprio corso nel quale potrete in ogni lezione, appunto, vedere la lezione e stamparvi il PDF dedicato, che sono in ordine. Addirittura nel primo video vi stamperete anche la copertina di quello che potrebbe essere un libro che poi vi fate, sia in versione ebook oppure ve lo stampate e vi fate proprio un bel libretto cartaceo di questo corso, con i brani di questo corso. Anche qui accompagnamenti vari e assoli di varia difficoltà. Comunque, tornando alle varie playlist, qui c'è Ukulele 45. Questa è una bella occasione per tenersi, diciamo, in allenamento. Questo è consigliato anche a chi è comunque a un livello intermedio, ma è particolarmente consigliato per chi magari ha già fatto le prime cose da principianti e vuole un po' alzare il livello. O comunque avere la scusa per 45 giorni consecutivi di fare dei piccoli esercizi. Sono video che durano veramente pochi minuti, che vanno dai 2, 3, 4 minuti al massimo, ma la maggior parte vedrete che sono 2 o 3 minuti. Ognuno di questi ha un esercizio e questi sono da fare uno al giorno praticamente. Per 45 giorni consecutivi avrete l'occasione di mettere le mani sullo strumento con semplicissimi esercizi, quindi l'esercizio in sé vi ruberà non più di 5 minuti. Quindi consigliato a chi diciamo è un po' a metà e vuole fare un passaggio di livello.
Poi qua invece abbiamo Ukulele Fingerstyle. Ukulele Fingerstyle, diciamo, è legato al mio libro Ukulele Fingerstyle, libro metodo, che è questo. Quindi gli esercizi e i brani che troverete in questa serie provengono tutti dal libro, diciamo, eccetto questa canzone che è un extra che ho messo, e ovviamente anche questa perché comunque è in stile fingerstyle. Anche questa è gratuita, che è quella che abbiamo visto prima. Ma cos'ha di bello questo anche per chi non ha il libro? Che comunque tutte le prime lezioni, diciamo fino almeno alla quinta lezione, vengono spiegate le tecniche fondamentali, le tecniche base per il fingerstyle, quindi di come muovere le dita. Quindi effettivamente, al di là del brano che si suona alla fine, ma quello che viene mostrato prima è utile, diciamo, un po' a tutti. A chi comunque è interessato all'ukulele fingerstyle. Comunque torniamo sui corsi, sulle varie playlist. Qua abbiamo Bel canto all'ukulele. Quindi qua, diciamo, il titolo già lo dice, qua si tratta di brani comunque un po' datati, dei classiconi, diciamo, del bel canto legati all'ukulele, quindi che qua per gli appassionati. Abbiamo gli short, vabbè, e questo è Dritte di Ukulele Coach, che sono una serie di video del quale fa parte questo video, appunto, che si va a vedere. È tutto qua. Quindi trovate il corso più adatto a voi, mettete un bel like se vi è piaciuto questo video, e il consiglio è quello di utilizzare un corso al massimo due, non di più. Più che altro poi per il resto integrate con canzoni, brani strumentali, le cose che vi piacciono. Ciao da Ukulele Coach. E ricordatevi sempre di divertirvi.